quello che diremo oggi sui prodotti scalari lo diremo per spazi vettoriali reali o complessi, però per adesso solo reali. Allora, veniamo allo spazio vettoriale sul campo R. Cos'è un prodotto scalare? Un prodotto scalare su V è un'applicazione, una funzione, che indichiamo così con due parentesi angolose con la virgola in mezzo, da V cartesiano V a valori in R, tale che, cioè che deve godere delle seguenti proprietà, che sono tre. Allora, prima proprietà V scalare V fa 0 se e solo se V è vettore nullo. Questa proprietà, diciamo che chiama definita positiva, cioè si dice che il prodotto scalare è definito così. Nei prodotti scalari della geometria questa proprietà normalmente non si richiede, però il corso si chiama analisi, quindi noi questa proprietà per adesso la chiediamo. 99 volte su 100 la vogliamo. Quando non la vorremo, diremo, lo specificheremo. Quindi per noi di default un prodotto scalare è definito così. La seconda proprietà è che V scalare W è uguale a W scalare V per ogni V e W appartenente al più grande, qua si dice che il prodotto scalare, se lo vogliamo dire a parole, è simmetrico. E la terza proprietà è che lambda V1 più mu V2 scalare V doppio è uguale a lambda V1 scalare V doppio più mu V2 scalare V doppio, questo per ogni lambda e mu appartenenti a R, V1 V2 V doppio appartenenti. Si dice cioè che il prodotto scalare è lineare nella prima componente. Queste sono le proprietà di un prodotto scalare. Se uno ha un prodotto scalare su uno spazio vettoriale, ha trovato un tesoro. Cioè, avere un prodotto scalare equivale praticamente ad avere un tesoro. Vedremo che una volta che abbiamo un prodotto scalare possiamo fare tante cose che altrimenti non si possono fare. Però normalmente non si dice così. Si dice un prodotto scalare è una, normalmente si usa questa dizione, è una forma bilineare, simmetrica e definita positiva. Ora, simmetrico e definito positivo si capisce perché. Questo vuol dire simmetria, vuol dire questo, definito positivo vuol dire questo. Forma si riferisce al fatto che è un'applicazione non da V in R, ma da V cartesiano V in R. Bilineare, perché bilineare? La bilinearità
è una proprietà che segue dalla seguente osservazione. La faccio qui, in una riga per non confonderla. Diciamo, questa è la definizione di prodotto scalare. La prima osservazione da fare è questo. Che voleva dire linearità sulla prima componente? Vedete, cioè qui io ho messo una combinazione lineare a sinistra e a destra ci ho lasciato sempre W. Quindi ho mantenuto fisso il vettore di destra e a sinistra ci ho messo una combinazione. La linearità consiste nel fatto che questa combinazione lineare passa fuori. Cioè lambda è passato fuori e Q anche è passato fuori. Chiaro? Quindi, mantenendo fisso il vettore di destra, se io prendo una combinazione, metto, invece di mettere un certo Q, metto una combinazione lineare di vettori Q1 e Q2 a sinistra, questa combinazione lineare passa fuori, nel senso che diventa lambda volte Q1 scalare doppio più Q1. E dall'altra parte come funziona? Dall'altra parte proviamo a fare V scalare lambda W1 più mu W2. Posso farlo dall'altra parte? Allora, la prima cosa che uso è la simmetria. Qui posso lambda W1 più mu W2 scalare V. Per quale motivo? Perché il prodotto scalare è simmetrico. A questo punto uso la linearità nella prima componente. Cosa mi viene? Mi viene lambda doppio 1 scalare V, scalare V. Per quale motivo? Qua è V che è a destra, doppio 1 e doppio 2 sono a sinistra. Più mu V doppio 2 scalare V. Infine uso un'altra volta la simmetria. V doppio 1 scalare V è uguale a V scalare V doppio 1. Quindi la, qua mi viene lambda V scalare W, no? Più mu V scalare W. Allora, cosa ho scoperto? Qui cosa avevo? Avevo V e qui invece avevo la combinazione, una combinazione lineare di W1 e W2. Qui cosa ho? A sinistra ho sempre V. A destra ho W1 e W2 e la combinazione lineare è passata. Quindi in realtà il prodotto scalare, se è lineare la prima componente ed è simmetrico, automaticamente risulta lineare anche nella seconda componente. Perciò si parla di forma bilineare simmetrica e definita positiva. C'è un minimo di ridondanza, però esprime meglio il concetto, perché nel momento che è lineare la prima componente ed è simmetrica, è automaticamente lineare anche nella seconda componente. Quando faremo, diciamo, prodotti scalari su C, o per meglio dire, prodotti ermitiani su C, cioè una generalizzazione di questo concetto, una di queste proprietà varierà, quindi delle proprietà varieranno leggermente. Però non le voglio dire adesso, perché altrimenti mi va soltanto a creare confusione. Quindi questo è un prodotto scalare, ma è una cosa assolutamente astratta. Cominciamo col verificare che il prodotto scalare canonico è un prodotto scalare. Allora, noi i prodotti scalari ne abbiamo introdotti solo uno su Rn. Il prodotto scalare canonico è definito come segue. Allora, ripeto, se V era alfa 1, alfa n e V2 era beta 1, beta n, allora più scalare V2 c
ci dovrei scrivere prodotto scalare canonico o qualcosa che indichi che si tratta del prodotto scalare canonico, però in genere si prende, questo si presuppone che sia chiaro dal contesto e non si scrive. Questo è uguale per definizione a somma per i che va da 1 fino a n alfa con i, cioè il prodotto trasposta di V per V, il prodotto riga per po, cioè il vettore V è stato messo come vettore riga, la trasposizione indica il fatto che invece di scriverlo come colonna lo scrivo come riga, V è stato lasciato come colonna, se fate il prodotto riga per colonna di due matrici, questa è la prima matrice 1 per n, la seconda matrice n per 1, viene un numero, questo numero qua viene alfa 1, alfa n, qua c'era beta 1, beta n, quindi se fate questo prodotto riga per colonna viene esattamente. Allora, la domanda è, si tratta di un prodotto scalare o no? Qual è la risposta? La risposta è che verifichiamo se sono soddisfatte queste problemi. Se sono soddisfatte è un prodotto scalare, se no. Già il fatto che lo abbia chiamato un prodotto scalare dovrebbe suggerire che lo è, però di per sé non basta, non è la dimostrazione, se no ricadiamo nel paradosso dell'etichetta, non è che perché io chiamo uno volenteroso lo sia veramente. Allora, verifichiamo le tre proprietà di un prodotto. Allora, cominciamo con la prima. Allora, prendiamo V alfa 1 alfa n. Allora, V scalare V è uguale a somma per i che va da 1 a n di alfa con i quadro, è uguale a 0 se e solo se, questa è una somma di quadrati di numeri reali, può essere uguale a 0 solo quando tutti questi numeri sono 0, perché questi numeri sono, essendo dei quadrati, maggiori o uguali a 0. Quindi se e solo se alfa 1 uguale alfa 2 uguale alfa n uguale a 0, e questo mi dice che V è il vettore. Quindi la prima proprietà è verifica. La seconda proprietà, V scalare V doppio è uguale a somma per i che va da 1 a n, sempre con la notazione di prima, alfa con i, beta con i. Ah. In R, R è un campo, quindi il prodotto è commutativo, questo è somma di beta con i alfa con i, e anche qua la scala. E quindi anche la seconda proprietà è verifica. Cioè è chiaro che se io faccio 2, 3, 1, 2,3,1 scalare 1, 1, 2 mi viene 7, 2 per 1 fa 2, 3 per 1 fa 3, 1 per 2 fa 2, 2 più 3 più 2 fa 7, ma anche se lo faccio al contrario, se faccio 1, 1, 2, scalare 2, 3, 1, viene sempre 7. E questi addendi, ripeto, non sono cambiati. Anche la terza proprietà non è difficile da verificare. Se io faccio, andiamo qua, allora, per verificare la terza proprietà abbiamo bisogno di V1, V2, V doppio, lambda e mu. Allora scriviamo da questa parte, fatemi cancellare perché sennò non si capisce niente. Allora, per verificare la terza proprietà facciamo così. Poniamo V1 alfa 1 alfa n, V2 beta 1 beta n, V doppio gamma 1
gamma. Allora andiamo a fare lambda V1 più mu V2 scalare V2, no? Calcoliamo prima lambda V1 più mu V2. Questo quanto fa? Fa lambda alfa 1 più mu beta 1 dividi lambda alfa n. Adesso se vado a fare lambda V1 più mu V2 scalare V doppio, questo mi viene somma per i che va da 1 fino a n di lambda alfa, U, alfa i più mu beta i per gamma i. Ebbene, qua faccio, applico la proprietà distribuita della moltiplicazione, poi porto la somma, la faccio diventare 2, questa diventa lambda somma per i che va da 1 a n alfa i gamma i più mu per somma per i che va da 1 a n alfa beta i gamma. Ok? Se sviluppate qua ho tirato via, ho fatto un paio di passaggi in uno perché mi mancava lo spazio, e questo se andate a fare i conti è esattamente lambda V1 scalare V doppio più mu V2 scalare V doppio. Cioè, capisco che la risposta sia almeno in parte da oggi, ma diciamo la terza proprietà si verifica semplicemente facendo il conto. Fate il conto e vedete. Quindi effettivamente il prodotto scalare canonico è un prodotto scalare, per come l'abbiamo definito. C'è una forma bilineare, simmetrica e definita. È il prodotto scalare più semplice che possiamo pensare. Vedremo, poi ce ne saranno anche altri, non è che ci sarà solo questo. Oppure ci saranno altri spazi in cui questo prodotto scalare non ha senso. Però per adesso fermiamoci e manteniamoci su questa, diciamo, questo caso. Allora, fatemi cancellare questa lavagna perché voglio conservare la definizione di prodotto scalare. Voglio fare adesso voglio scrivere alcune proprietà elementari, ma non quelle della definizione, alcune che vengono di conseguenza di un prodotto scalare. E ho un prodotto scalare, ho un tesoro. Allora, ci devo poter fare qualcosa. Se è un tesoro ci posso fare tante cose. Quindi ci devo poter fare qualcosa questo prodotto scalare. Allora, una prima cosa che posso fare è il prodotto scalare con se stesso, il vettore, abbiamo detto che veniva a zero solo se il vettore era nullo. E intanto questa è una buona cosa perché vuol dire che è un numero non banale,
vediamo la seguente definizione, si dice, diciamo, sia V uno spazio vettoriale reale su R con un prodotto scalare. Dice norma indotta da il prodotto scalare che abbiamo, la quantità norma si fa di un vettore, norma è la radice quadrata in senso aritmetico, cioè positivo, di V scalare V. Ah, scusate, qua mi sono dimenticato la cosa più importante, ho scritto qua 0 se sono sempre maggiore o uguale di 0 e uguale a 0, se no non aveva senso. Se no non aveva senso chiamarlo definito positivo, eh. Allora, V scalare V è maggiore o uguale di 0, la radice quadrata è un numero maggiore o uguale di 0. Cioè, ce ne sono due, prendiamo quella aritmetica, cioè quella. Nella verifica che abbiamo fatto prima abbiamo verificato che fosse maggiore o uguale a 0, una somma di quadrati, se vi ricordate quando avevo V scalare V, il prodotto scalare canonico, ovviamente essendo una somma di quadrati veniva definita. Ora io questa la chiamo norma indotta al prodotto scalare. La norma sarebbe quella che noi normalmente almeno cosa rappresenta la norma nel caso del prodotto scalare canonico? In R2 cosa sarebbe? In R2 alfa 1 alfa 2 cos'è? La radice quadrata di alfa 1 quadro più alfa 2 quadro è la lunghezza della diagonale di questo triangolo, cioè la lunghezza di quello che geometricamente abbiamo rappresentato come vettore. Quindi, e se siamo in R3 pure, quindi almeno per i vettori di R2 e di R3 geometrici, diciamo, che hanno doppia interpretazione, sia come coppie o grid di numeri reali sia come vettori geometrici, quella lì rappresenta proprio la lunghezza del vettore geometrico. Quindi noi la interpretiamo sempre in questo modo, sempre come una lunghezza. Bisogna poi vedere però se ha determinate proprietà perché questa interpretazione sia corretta. Allora, la prima cosa che vogliamo andare a dimostrare è quella che si chiama disuguaglianza di Cauchy. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz mi dice che V scalare V doppio è sempre minore o uguale di quella che abbiamo chiamato norma V per norma V. Oh, questo vale per qualunque prodotto scalare e quindi anche per il prodotto scalare canonico. Quindi non è che se io lo faccio solo per il prodotto scalare canonico la dimostrazione viene più facile, anzi viene più facile in generale. Quindi questo è il motivo che lo sto prendendo in maniera astratta, ma non vi preoccupate che tra poco andiamo a fare molti esempi di esercizi concreti. Allora, la dimostrazione.
uguale a vettore nullo, oppure W uguale a vettore nullo, allora viene tutto, e quindi la disuguaglianza è soddisfatta perché 0 è minore o uguale di 0. Allora, il vettore nullo ha, diciamo, vabbè, l'avevo riscritto a destra, però meglio scriverlo al posto. Allora, se vuoi il vettore nullo, buscar v fa 0, e quindi qua mi viene 0. Chi è questo? La radice quadrata di buscar è 0. A destra viene 0. E a sinistra? A sinistra ho il vettore scala nullo, scala v2. Vettore nullo scala v2. Ma il vettore nullo scala qualunque cosa fa 0. Lo sapreste dimostrare? Se io faccio 0 scala v2, vettore nullo scala v2, questo è uguale a vettore nullo più vettore nullo scala v doppio, applicate la linearità, questo fa vettore nullo scala v doppio più vettore nullo scala v doppio. Vettore nullo più vettore nullo fa vettore nullo, questo è ovvio. Poi applico la linearità, questa somma passa fuori, adesso questo e questo lo semplifico, e quindi a destra rimane questo e a sinistra rimane questo. Quindi il vettore nullo scala v2 uguale a 0. Questa è la dimostrazione che, diciamo, il vettore nullo scala qualunque vettore faccia 0. Quindi, diciamo, questo è un caso banale. Se uno dei due è il vettore nullo, fa tutto 0. E quindi la disuguaglianza è banale, che viene 0 minore o uguale a 0. Altrimenti, facciamo, cioè calcoliamo lambda v più mu più v doppio a scalar lambda v più v doppio. Lambda lo scegliamo dopo. Questo in ogni caso è un vettore scalare a se stesso, quindi com'è? Poi il prodotto scalare è definito positivo, questo è maggiore o uguale di 0. Quindi ottengo, lo riscrivo qua, 0 minore o uguale lambda v più v doppio scalare lambda v doppio. Sviluppiamo. Se vi ricordate, io ho dimostrato che il prodotto scalare è lineare a sinistra e a destra. Per questa prima volta vi faccio tutti i passaggi, però non è che li farò sempre. Allora, applico la linearità a sinistra, allora viene lambda v scalare lambda v più v doppio scalare lambda v più v doppio. Adesso applico anche la linearità a destra, quindi mi viene lambda quadro v scalare v più, qua mi viene lambda v scalare v doppio, qua mi viene lambda v doppio scalare v, più mi viene v doppio scalare v. Siccome v doppio scalare v e v scalare v doppio sono uguali per la simmetria, qui mi viene lambda quadro v scalare v più 2 lambda v scalare v doppio più v doppio scalare. È banale, si tratta di fare il prodotto scalare di ogni pezzo di sinistra e ogni pezzo di destra. Allora, lambda v scalare lambda v fa v scalare v, lambda e lambda, lambda quadro scalare v. Voglio fare lambda v scalare v doppio fa lambda v scalare v doppio,
U scala W scala lambda alfa fa lambda W scala alfa, e poi devo fare W scala alfa, come se fosse un prodotto. Però, sempre tra le parentesi. Ok, a questo punto io so che questo numero è sempre maggiore o uguale di questo, uguale a questo, che è uguale a questo, è sempre maggiore o uguale a questo. Allora mi scelgo lambda in maniera opportuna. Lambda è un numero reale qualunque. Prendo lambda uguale meno v scalar w doppio fratto w doppio fratto v scalare. Uguale, continua qua. Quanto fa? Allora, qua dobbiamo fare lambda quadro. Lambda quadro fa v scalare w al quadrato fratto v scalare v al quadrato per v scalare v più, anzi, meno, perché lambda è negativo. Qua fa v scalare v al quadrato, perché uno ce l'ho dal numeratore di qua e uno ce l'ho da qua, fratto v scalare v più v doppio scalare. Allora, come vedete, fatemi ricancellare questa condizione che ho scritto qua, perché ormai l'ho usata, che non mi serve più, e potete notare che qua posso semplificare questo quadrato e questo v scalare. Là è 2, sì, ci manca il 2. Quindi adesso vengono uguali, tranne per il coefficiente, quindi viene v scalare w al quadrato fratto v scalare v meno due volte la stessa quantità, quindi viene meno v scalare w al quadrato fratto v scalare v più v scalare v. E questo numero è sempre maggiore o uguale di 0. Allora, mi manca veramente mezza riga. Fatemi cancellare qua, perché sennò comunque non ce la faccio. Allora, continuo qua. Quindi mi viene, lo riscrivo, meno v scalare v doppio al quadrato fratto v scalare v più v doppio scalare v doppio maggiore o uguale a 0. Portiamo questo dall'altra parte, cambiamo di segno, viene v scalare v doppio al quadrato fratto v scalare v minore o uguale di v doppio scalare v, cioè v scalare v doppio al quadrato minore o uguale di v scalare v per v doppio scalare v. Adesso estraete la radice quadrata e trovate v scalare v doppio in valore assoluto, meglio ancora, perché non ci avevamo messo in valore assoluto, ma ci possiamo anche mettere in valore assoluto, minore o uguale, quando faccio la radice quadrata di questo mi viene norma, quando faccio la radice quadrata di questo sono tutti numeri positivi, quindi l'implicazione è corretta. Okay. E questo definisce la dimostrazione. Oh, un'osservazione, lo riscrivo qua. Io ho preso lambda uguale meno v scalare v doppio fratto v scalare v. Lo posso fare? E perché nel caso se lo posso fare? Abbiamo posto?
Cioè, io lo posso fare, c'è un, ci sarebbe un caso in cui non lo posso fare. Qui l'unica cosa che non posso fare è dividere per 0. Se al denominatore mi venisse 0, sarei nei guai. Ma può venire 0? No, perché se vi ricordate quello che stava scritto qua, io prima ho osservato che se V o W erano il vettore nullo, la disuguaglianza era banale. Quindi sto operando nel caso in cui V non è nullo. Allora, se V non è nullo e sempre il prodotto scalare è finito positivo, questo non è 0. Io qua posso dividere. Ora facciamo un po' di conseguenze, andiamo a vedere un po' di conseguenze pratiche. Abbiamo ancora una decina di minuti prima della fine del video. Fatevi cancellare questa lavagna. Hai già seguito o no? Allora, andiamo a vedere. Allora, ci rischiamo qua la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Andiamo a vedere col prodotto scalare canonico come funziona. Prendiamo per esempio il prodotto scalare canonico, prendiamo V uguale 2, 3, 1 e prendiamo V uguale 1, 1, 2, come ho detto prima. Allora abbiamo detto V scalare V doppio in valore assoluto o senza valore assoluto, in questo caso va 7. Questo 7 deve essere minore o uguale di la norma di V, quant'è? Fatemi, fatemi. O di 5, si può fare, eh no? Che devo fare? Quando viene? La radice quadrata di? Non ho sentito il numero, eh? È l'età, sono un po' su. Di quanto? 4. 2 al quadrato 4 più 9 più 1 fa 14. Per la radice quadrata di 4. 6. Quindi in totale questo fa radice quadrata di 84, 4 lo porto fuori, diventa 2 radice quadrata di 21. È vero o no? Radice quadrata di 21 è maggiore di 4 e quindi 2 per 4 fa 8 e quindi è vero. Facciamone un altro. Cambiamo 1, 3, 1. Qua mettiamo meno 1, 2, allora stavolta quanto viene? 6 più 2, 8, meno 1, ma sempre 6, meno uguale di, qua mi viene 11. Qua mi viene 4, 9,
e funziona lo stesso. Oh, cambiamo questo qua, mettiamoci uno, stavolta quanto diventa? È vera la disuguaglianza? Sì. La radice di 11 è maggiore di 3. 3 per 3 fa 9, la radice di 11 per 3 è maggiore di 3 per 3, quindi non c'è. Chiaro? Oh, vediamo questo ulteriore esempio. Quando fai il prodotto scalare? Quando fa? 33. 3 più 27 più 3. Questo deve essere minore o uguale. Allora, radice quadrata di. Che è radice quadrata di. Qua viene. 11 e qua viene 99. Allora il 9 lo portate fuori, diventa 3, quindi questo viene 3 per 11 che fa 3. È vera la disuguaglianza? Sì, perché è minore o uguale. Notate niente? A parte l'uguale, i due vettori come sono? Tra di loro. Sono? Proporzionali. In realtà questo è l'unico caso in cui viene l'uguaglianza, quando i due vettori sono proporzionali. In effetti se io ho due vettori geometrici, questi sono R2 e R3, questi sono due vettori di R3, partono dall'origine, questi definiscono un piano che è l'unico piano che li contiene, cioè mi dico un'idea, per tre punti se non sono allineati basta uno in un solo piano. Quindi se i vettori non sono proporzionali passano l'unico piano. In questo piano i due vettori, diciamo le semirette che contengono i due vettori, dividono il piano in due angoli. Uno di questi due angoli, almeno uno di questi due angoli è minore o uguale di pi greco. Scusate, siccome i vettori non sono proporzionali, esattamente uno di questi due angoli è minore di pi greco. I vettori non essendo proporzionali non possono essere visti né così né così, ok? Questi sono i due casi, in questo caso l'angolo è 0, in quest'altro caso l'angolo è pi greco. Però se i vettori non sono proporzionali, quindi c'è un unico piano che li contiene, io avrò che in questo piano ho due angoli, uno è questo e l'altro è 360 meno questo, o 2 pi greco meno teta. Prendiamo come angolo tra i due vettori l'angolo teta minore di pi greco. Allora la relazione che c'è è esattamente questa qui, che il coseno di teta è uguale esattamente a V scalare V doppio fratto norma V. Questo numero è compreso per la disuguaglianza di Schwarz, è compreso tra meno 1.
noi sappiamo che teta lo prendiamo tra 0 e pi greco. Allora, tra 0 e pi greco il coseno scende da esattamente 1 a meno 1, quindi se preferite l'arco coseno di questo numero è ben definito tra 0 e pi greco, tra, ed ha un valore tra 0 e pi greco. Ok, quindi c'è un unico teta corrispondente a questo valore qua. Quando era che teta è uguale a 0 se e solo se quel numero è uguale a 1, cioè se e solo se qua c'è l'uguaglianza, scusate, qua c'è l'uguaglianza, sì, perché qua se questo era uguale a questo, se questo era uguale a meno questo, quando passa il valore assoluto qua c'era l'uguaglianza, e quindi se il numero era uguale a 1 teta era uguale a 0, se il numero era uguale a meno 1 teta era uguale a pi greco, in ambedue i casi i vettori erano proporzionali. Se i vettori non sono proporzionali, questo numero è strettamente, il coseno di teta è strettamente compreso tra meno 1 e 1, e il valore dell'angolo teta è strettamente compreso tra 0 e pi greco. Oddio, questa relazione in R2 e in R3 si può dimostrare, non la dimostriamo, la verifichiamo. Se volete, noi definiamo l'angolo teta tra due vettori tramite questa, diciamo, teta è l'arco coseno di Q scalare Q doppio fratto norma Q, norma Q. Allora, noi, questa è per noi una definizione, in maniera tale che quando abbiamo dato un prodotto scalare, noi abbiamo già due cose che possiamo fare. Possiamo dire la lunghezza di un vettore, la norma. Possiamo dire l'angolo tra due vettori, e l'angolo tra due vettori è ben definito. È ben definito perché per Cauchy Schwarz il valore assoluto di questa quantità è meno uguale di 1, che vuol dire che questo numero è compreso tra meno 1 e 1, e tra meno 1 e 1 noi applichiamo la funzione arco coseno, la funzione arco coseno va da meno 1, 1 in 0 pi greco, e quindi ci fornisce un unico valore compreso da 0 pi greco. Questo valore esattamente, per definizione, è l'angolo tra i due vettori. Poi, una volta data questa definizione, potremmo verificare con un po' di conti che in R2 e in R3 è veramente l'angolo, diciamo, se l'andiamo a misurare con G, con l'angolo della geometria. Va bene? Quindi sono già due cose che possiamo fare. Vediamo un po' se è il caso di fare una piccola cosa. Sì, 5 minuti.